di cercare di lottare su ogni pallone per cercare la vittoria. Questa è la nostra qualità migliore, dobbiamo partire da questo per cercare di far più punti possibili. Non bisogna guardare la classifica perché 4 partite sono talmente poche che può succedere di tutto. Noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra, dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto e lottare su ogni pallone come abbiamo fatto oggi. Una grande corsa e una grande capacità di interdizioni nel recuperare tutti i palloni. Ma questa è la caratteristica principale di questa squadra, quella di lottare su ogni pallone, di recuperare più palloni possibili e poi di ripartire. Oggi è andata bene, abbiamo incontrato secondo me una buonissima squadra per la categoria, con giocatori di nome che hanno fatto anche categorie superiori, però ripeto, lo spirito di questa squadra è quello di non guardare in faccia l'avversario ma di pensare a noi stessi, di andare in campo lottando su ogni pallone con le caratteristiche nostre che sono l'umiltà, la corsa, la voglia di stupire, e dobbiamo continuare così. Le tue corse sulla fascia, anche quelle hanno avuto la loro importanza. Ma guarda, questo è il mio ruolo, quindi per non correre devo cambiare ruolo. Purtroppo ho scelto questo, quindi dovrò correre fino alla fine, fin quando ce la faccio. No, siamo consapevoli di aver inalato questa serie di vittorie. Siamo contenti. Per quanto riguarda Alessandro e la Kebe, sono due ragazzi che conoscevamo già dall'anno scorso, anche se l'abbiamo mandati a giocare per fare esperienza, e quindi alla fine quest'anno sono ritornati più motivati e diciamo anche consci che possono trovare spazio. Una buona manovra di squadra, certe dinamiche dell'azione veramente super, forse magari una maggiore precisione nell'ultimo passaggio per essere veramente ancora più pericoloso. Sì, forse hai ragione, però abbiamo costruito tanto, no? Anche il primo tempo dopo non so, 1 minuto e mezzo, 2 ci siamo presentati con Piccioni davanti alla porta di testa che forse pensava che era fuori gioco, però abbiamo avuto un'occasione limpida. Però al di là di questo la squadra ha avuto buone geometrie, è stata sempre corta, quindi questo ci ha regalato delle giocate magari più facili. E diciamo che è continuato il discorso dei primi 30-35 minuti che abbiamo fatto a Ferrara, dove abbiamo giocato spesso la loro metà campo, e questo è successo anche oggi. Quindi speriamo insomma che a Verona che incontriamo una squadra veramente tosta, però dobbiamo andare lì senza paura, con molto rispetto, come stiamo facendo con tutti, rispettiamo tutti, però andiamo là a giocarcela, vediamo poi il campo quello che ci dirà. Rispetto all'anno scorso, una Ternana che assimila e interpreta meglio gli schemi, i dettami tattici, oppure una squadra che semplicemente si sente più tranquilla, più rilassata? Ma io penso entrambe le cose, perché ripeto, ho avuto la fortuna di allenarli l'anno scorso, quest'anno abbiamo cambiato poco, quindi magari qualche movimento lo facciamo in modo più naturale, no? E durante la settimana a volte risparmio tempo tra virgolette per dedicarmi a altre cose, proprio perché magari poi abbiamo già dentro dei movimenti, e poi c'è la tranquillità di lottare. Noi ci siamo riproposti dal 13 luglio, che questo lo sapete meglio anche voi di me, lo sapete meglio di me che è un campionato molto difficile, molto importante, ci sono squadre veramente che hanno fatto la Serie A fino a qualche poco tempo fa, il Pescara, il Verona e via dicendo, quindi è un campionato difficile, ce lo sappiamo, e continuiamo con grande umiltà, andiamo avanti. E quell'oggi anche la difesa puntuale nell'uscire palla al piede con la palla, e poi anche nel colpo di testa, perché non erano veramente bravi sulle palle alte. Sì, sì, è un'altra cosa che abbiamo migliorato durante questo scorcio di campionato, il fatto di non buttarla, o perlomeno di cercare di giocarla sempre. E poi davanti abbiamo dei movimenti che loro sanno come muovere la palla, alla fine siamo avvantaggiati su questo. Bene, penso che siamo tornati in diretta, e a questo punto abbiamo ascoltato Gabriele Baldassarri. Manini, come sempre, disturba. Abbiamo ascoltato. Abbiamo ascoltato Gabriele Baldassarri e Walter Piccioni. Tra poco poi avremo anche un'altra intervista particolare con la quale andremo a chiudere la trasmissione, dedicata a questi due giovanotti che tanto ci stanno facendo sognare. Voglio metterci da addetto stampa del settore giovanile della Ternana un po' del mio sulla Keb e su Alessandro. Solo chi non li conosceva poteva giudicarli scarsi, solo chi non li ha visti mai giocare poteva giudicarli elementi non all'altezza della Ternana, come qualcuno ha fatto in occasione della partita con il Taranto al momento in cui sono entrati in campo. Ciò premesso, io direi di passare alla classifica, risultati. Non sono manco tanto giovani, No, in effetti uno è 88 e un 87, se non erro. Sono giovani rispetto a noi. Sono anziani, rispetto a me sono figli. Rispetto a noi sono giovani, ma non sono neanche tanto giovani. Andiamo avanti. Andiamo a vedere insieme quelli che sono stati quindi i risultati delle altre partite che si sono disputate domenica. Quindi prego la regia di richiamare benissimo. Cavese Spal in parità 2-2, Cosenza Verona 0-0, Foggia Lanciano 0-0. Pescara Pescina 1-0, Porto Gruaro Reggiana 2-1, Real Marcianise perde con il Giulianova per 1-2,
Ravenna-Taranto 1-1, Rimini batte Andria per 2-1 ed infine Ternana-Potenza 3-0. Per quanto riguarda la classifica, capolista la Ternana con 12 punti, a seguire Porto Gruaro con 9 punti, Pescara 8, Giulianova, Taranto 7 punti, Verona, Cosenza, Foggia, Ravenna quota 6, Lanciano 5, Cavese, Reggiana, Potenza e Rimini 4 punti, e siamo in chiusura con la Spalle 3 punti, Pescina 2, Andria e Real Marcianise 0. Oggi l'Andria tra l'altro ha suonato l'allenatore, sì. Oberdan Biagioni, mo. Nuovo e... Sì, perché 4 partite, 4 sconfitte. Io credo che Andria... Marcianese. Il Real Marcianese, ci metto anche il Pescina, Valle del Giovenco, che ormai è diventato l'Avezzano, praticamente avranno qualche problemino per Pescina. Ha cambiato allenatore e ha fatto un grande errore. Grande errore Io proprio. Credo che questo girone abbia anche un'altra sorpresa, che è il Porto Gruaro. Porto Gruaro che è riuscito a battere la Reggiana, no, cosa tutt'altro che facile. Porto Gruaro che batte la Reggiana 2-1, non mi sembra. Noi abbiamo due attese. Non era preventivato. Comunque il Pescara 8 punti e l'avversaria. Abbiamo due attese da coltivare. Abbiamo da coltivare l'attesa di Verona di lunedì sera, dalla quale ci aspettiamo risultati significativi. Chi ha detto degli amici qui presenti in studio che dalle prossime tre partite si capirà bene che tipo di situazione si svilupperà quest'anno, non ha avuto torto, perché Verona in trasferta, Foggia in casa e Pescara in trasferta ci aiuteranno a capire ancora di più questa Ternana dove dovrà arrivare. E Porto Gruaro comunque va a far visita al Giulianova, se non vado errato, altra rivelazione del campionato. Eppure lì vedremo sto Porto Gruaro, che mi si dice comunque sia una squadra ben allestita. Ma comunque se dovessimo restare, facciamo le corna nelle prime posizioni, adesso, fino alla fine del giorno andato, più avanti, non è il Porto Gruaro la squadra. No, ma magari sono quelle, Pescara, Taranto, Rimini, Spalla che verrà sul Verona, naturalmente. Ma io credo, Massimo, che essendo molto scaramantico, forse due anni fa ero a Verona e abbiamo perso a 3 secondi dalla fine. A 3 secondi dalla fine. Visto che quest'anno chi è un ottimo osservatore di calcio, io mi ritengo un buon osservatore anche della Gabbara, quando... Bazzani ha calciato fuori il calcio di rigore a Ferrara, sono dei segnali che nel calcio sono segnali importanti. Poi lui da buon partenopeo mi insegna Rosario che io da calabrese, quindi anche io sono molto scaramantico. Potrebbe succedere che, siccome siamo credo in grosso debito con la sorte, che anche a Verona ci venga restituita la beffa di 2 anni fa, perché abbiamo perso proprio. Sono tante le beffe che ci devono essere. Ma poi, come nella vita, spesso quando subisci tanti torti arriva il momento di acceleriamo con le pagelline. Andiamo subito con le pagelline. Le pagelline che ci piacciono tanto, le pagelline. Chi l'ha scritta queste? Indovina un po'? Il nostro amico Enrico? Sì, l'infortunato Enrico Maggiolini. L'infortunato Enrico Maggiolini. Il solito autore delle pagelle. No, era caduto prima. Vediamo regia allora, cominciamo Iniziamo con Visi. Iniziamo subito con Visi. Non giocato, nel senso NG, non giocato, non ha giocato. Non giudicabile, certo. Siamo d'accordo. Infatti, per una volta nonno Visi ha fatto da spettatore, si anche è preso un pomeriggio di riposo. Tre domeniche di straordinari, era giusto non affaticarlo troppo, era giusto. Infatti, giusto. Proseguiamo con Bertoli, sufficiente, fa il suo dovere senza particolari sbavature. Qui io ci metterei mezzo voto in più. Perché comunque infatti, questo è un giocatore che sta fuori ruolo, come faceva Cardona l'anno scorso, e che si adatta in maniera anche proficua, devo dire. Ma andiamo avanti. Proseguiamo con Tedeschi, 6,5, molto bene sui palloni alti, si conferma affidabile e pronto. Questo è Borghetti. No, prima Tedeschi, 6,5. Giusto, è giusto. Vabbè, e questo è Borghetti adesso. Borghetti però. Ottimo. Adesso sì, Borghetti, 7. Sempre più leader della difesa, fa tremare i tifosi per un intervento non pulitissimo in area, ma per il resto non sbaglia niente. Chi è che l'ha preso questa Gine Mascella, dici tu? Sì. No, perché questo l'ha preso Mascella. Questo l'ha preso Mascella. No, beh, ovviamente è uno dei migliori centrali del campionato. Eccellente. È stato veramente un bel acquisto. Procediamo oltre. Continuiamo con uno dei nuovi acquisti, che è Camillini, 6,5. Continua la crescita del terzino sinistro. Bene in fase offensiva, meglio del solito in difesa. Buona l'intercambiabilità sulla fascia anche l'intelligenza sinistra, di Camillini poi non intelligenza non vorrei adesso far lievitare ancora, perché il giocatore sta riacquistando la forma fisica. E Frezza sulla destra aveva il compito di andare sulla fascia, perché era il quinto di centrocampo con mansioni un po' diverse dagli altri. Camillini comunque lo marcava da molto lontano. Lì per lì mi sono un po' preoccupato, no? Nel senso che era molto distante da Frezza, però nei momenti